Bentrovati ad una nuova edizione del nostro TG Flash. Un noto esponente della mafia catanese, il 62enne Nunzio Zuccaro, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie. L'uomo, già condannato per omicidi, sequestro di persona e associazione mafiosa, era stato scarcerato nel 2020 dopo una condanna a 30 anni. Le indagini coordinate dalla Procura distrettuale di Catania hanno fatto luce su un'escalation di violenze e vessazioni subite dalla donna sin dal 2019, quando Zuccaro era ancora in carcere. Minacce di morte, umiliazioni, aggressioni fisiche, tutto finalizzato a sottomettere la donna e a riaffermare il suo ruolo di uomo d'onore. Un episodio particolarmente cruento è avvenuto nel dicembre 2023, quando Zuccaro ha trascinato la donna in un bar affollato di Mascalucia e le ha sputato in faccia per avergli osato dire basta. L'uomo l'avrebbe poi picchiata con una stampella e costretta a rimanere sveglia tutta la notte perché lui non riusciva a dormire. La donna, esausta e terrorizzata, ha trovato il coraggio di denunciare Zuccaro ai carabinieri a marzo 2024. L'uomo, appresa la notizia, l'ha minacciata di nuovo, promettendole di ucciderla e di fare del male ai suoi figli. Il GIP del Tribunale di Catania, valutando la gravità dei fatti, il curriculum criminale di Zuccaro e la sua pericolosità sociale, ha disposto la custodia cautelare in carcere. A Santa Maria di Licodia, un 18enne agli arresti domiciliari per ricettazione ed estorsione. Utilizzava per la sua abitazione l'acqua della conduttura pubblica per un danno alle casse comunali ancora da quantificare. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato di acqua e l'autorità giudiziaria ha disposto l'aggravamento della misura cautelare ed il suo trasferimento nel carcere catanese di Piazza Lanza. Sicilia senza acqua. Partita la macchina per arginare l'emergenza siccità. Da lunedì al via i lavori per canalizzare le acque del Simeto. Mercoledì scorso il governo regionale ha trasmesso a Roma la documentazione necessaria per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Inizieranno lunedì prossimo e dureranno 3 giorni i lavori ad opera del Consorzio di Bonifica di Catania per canalizzare provvisoriamente le acque del fiume Simeto a valle della traversa di Ponte Barca, dove si registrano perdite dalle paratoie. La deviazione temporanea consentirà di poter immettere su alcune zone del territorio della piana di Catania attraverso i canali del Consorzio di Bonifica circa 600 litri di acqua al secondo, una fornitura che sarà disponibile anche nei mesi estivi. Questa operazione consentirà agli agricoltori della zona di sopperire parzialmente ai gravi problemi di irrigazione di cui soffre il territorio, dove gli invasi sono quasi vuoti e dove in condizioni stabili l'approvvigionamento è di circa 3.000 litri di acqua al secondo. Oggi alle 18.30 il Massimino andrà in scena a Catania Benevento, fondamentale per i padroni di casa riuscire a fare il risultato per centrare i play-off e scacciare l'incubo play-out. Anche la Meta stasera concluderà la propria regular season, già certa di giocare i play-off scudetto. Gli uomini di coach Juanra proveranno l'ultimo assalto alle posizioni alte della classifica. Sabato 27 aprile, alle 20.45, a Nati in Sisili Show, ci sarà Roberta Lunghi, canale 77 del Digitale Terrestre. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.